Si è svolta oggi la seconda edizione di San Martino del Pallone. È stata, come l'anno scorso, un'edizione importante, sentita. Forse più partecipanti dell'anno scorso. Si sono visti molti più ragazzi giovani e questo è importante per il paese, per tenerlo vivo, per tutte le nostre associazioni, la Proloco. Ringraziamo la Virtus Collina per la disponibilità dell'impianto sportivo. Ringrazio i miei aiutanti, coorganizzatori e i due capitani, che dopo passeremo la parola. Se Vito ha da dire qualcosa, Matti. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Che dire, quando questi eventi riescono in maniera positiva, siamo tutti contenti. L'organizzazione ce la mette tutta per farlo, con non pochi sacrifici in termini di tempo e incazzature, se si può dire. e niente, adesso aspettiamo i calciatori che se ne vanno a fare la doccia e poi andiamo avanti con i tempi supplementari. A tavola. Esatto, a tavola. E vediamo chi vince. Come hanno precedentemente detto i ragazzi, anche quest'anno c'è stata un'ottima partecipazione da parte di tutti, un'ottima organizzazione, perché bene o male, no? Siamo riusciti a fare un po' tutto, e sempre più ragazzi giovani. Questa è una cosa bella, perché questo è un evento fatto per coinvolgere il paese, quindi bene, adesso andiamo tutti a cena e passo la parola ai capitani. Scusate, ti anticipo. Sì. Questi due sono due capitani storico e attuale del paese, quindi diciamo due generazioni importanti a confronto, due capitani dentro e fuori al campo, così riescono nel loro piccolo, con il calcio a 7 e il calcio a 11, a portare avanti l'onore di San Martino in Colle. E siamo felici in organizzazione di averli qua, e parola loro. Io prima passerei la parola, per rispetto. Vabbè. Allora, inizio io, vorrei ringraziare intanto Edoardo, Vittorio e Matteo e anche tutti coloro che hanno organizzato questo evento. È sempre bello far parte di una comunità che ha voglia di stare insieme, di partecipare a questi eventi sociali che fanno bene al paese, ma fanno bene proprio alle persone. Quindi invitiamo il prossimo anno ancora più persone a partecipare alla partita e al dopo partita. E chiaramente anch'io mi ringrazio la Virtus Collina, la Proloco e tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per gli impianti e il mangiare poi dopo, e quindi la festa. È bellissimo vedere le generazioni a confronto e in uno sport che per me è stato e è ancora oggi la passione più grande. E quindi questo ci accomuna tutti quanti e ci fa veramente mi dà tanto orgoglio, perché farlo poi nel paese, nel nostro paese, è ancora più bello. Quindi, ecco, capitano, io prima di passare la parola all'altro capitano volevo sottolineare: l'anno scorso avete vinto, ma quest'anno mi sa che è andata a la risposta. Se posso intervenire, la risposta la vedete nel vestito. No, assolutamente. No, no, no. Sono anch'io vestito, che l'anno scorso non c'ero. Posso? Mi ero fatto male. Ha vinto lo sport, quindi per me ha vinto lo sport. Passo la parola. Più diplomatico nella storia del San Martino. Passo la parola al capitano che ha vinto, ecco, va bene, questa edizione. Anch'io ringrazio tutti, ringrazio i ragazzi che hanno messo a disposizione il loro tempo per questo evento bellissimo. Io l'assaporo ancora di più, perché avendo 56 anni, ragazzi, ne giocherò più poche di queste. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per quello che state facendo. E io sono uno di quelle persone che pensa che il paese deve vivere. Ecco perché continuiamo a giocare a calcio a 7, ecco perché continuiamo a stare con i ragazzini, continuiamo a stare con i ragazzi più giovani. E noi che siamo già, io già sono un po' più avanti, dobbiamo lasciare a questi ragazzi che stasera sono venuti a giocare qui questa voglia di organizzare le cose, di continuare a organizzare questi eventi, perché il paese deve vivere, la comunità deve vivere e devono vivere insieme sti ragazzi, perché sennò i paesi diventano dormitori,
perché si vedono forse alla messa la domenica, ciao, buongiorno, arrivederci, e è brutto. Invece gli eventi così vanno organizzati e noi lo dobbiamo tramandare a loro. Grazie di nuovo, grazie, ecco, grazie. Ecco, capitano, scusa un attimo, visto che tu sei il capitano della squadra vincente, no? Sì. E 56 anni, quindi perciò vuol dire che ha vinto l'esperienza. È vero, ha vinto l'esperienza, infatti hai visto in mezzo al campo come io giocavo a un tocco e loro invece portavano la palla, hai capito dove è stata la differenza? Io giocando a un tocco le anticipavo, capito? Esatto, la palla, cioè, va ragionato il calcio, non è che... Grazie, se posso dire, prego. Volevo ringraziare, diciamo, anche tutte le persone come Massi, come altri che hanno dato l'esempio dell'attaccamento al paese. Quindi questo è quello che vogliamo. Io almeno l'ho vissuto, perché persone più grandi me l'hanno tramandato, io vorrei fare la stessa cosa. Quindi Edoardo, Vittorio e Matteo sono l'esempio di quello che è questo movimento, quello di trasmettere la passione e la voglia di stare insieme attraverso il paese. Quindi grazie ancora. Ecco. Le voglio bene, se può dire. Sì, e ha vinto lo sport, sei stato fortuna. Vabbè. grazie mille. Siamo ora con Marco Capolungo, l'allenatore della squadra vincente. Quest'anno, diciamo, ti vedo con una soddisfazione diversa. Diciamo che quest'anno siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto fare l'anno scorso, ma purtroppo, ribadisco, a causa dell'arbitro non è stato possibile. Quest'anno no, quest'anno ha vinto il migliore, la squadra migliore. Sì, infatti abbiamo visto anche un bel gioco in campo. Pertanto i ragazzi erano molto motivati. Beh, diciamo che li abbiamo motivati in settimana e abbiamo invertito dei ruoli per confondere l'avversario che ci è caduto. Ecco, quindi perciò è stato anche un gioco tattico. Beh, la tattica prima di tutto, poi è chiaro, i calciatori fanno la differenza, però la tattica ha la sua importanza. Devo dire la verità che sulla vostra squadra c'era anche un campione di 56 anni, quindi perciò possiamo dire che ha vinto l'esperienza? Non solo un campione, è sempre il migliore in campo, quello di 56 anni. Lui ha il 10 tatuato sulle spalle, non c'ha la maglia, è tatuato. Quindi perciò siete andati sul sicuro quest'anno? Beh, l'esperienza è tanta roba, dai, come sempre fa differenza. Comunque sia, mi è sembrata un'ottima partita, una bella collaborazione, tanta gente e anche tanti giocatori. Ma sì, questo è un evento che facciamo ormai al secondo anno, speriamo di poter continuare, sono cose belle, anche perché poi dopo la partita tutti a cena insieme, vincitori e anche gli sconfitti vengono pure loro, va bene così. Siamo ora con Flavio, l'allenatore della squadra, purtroppo quest'anno perdette, ma l'anno scorso ha vinto. Flavio, che è successo in questo periodo? Allora, oggi abbiamo fatto secondo me la partita migliore anche dell'anno scorso, però purtroppo la palla non è andata in rete, a differenza della squadra dell'altro allenatore che con una tattica allegriana, sempre in contropiede, mi è riuscito a fare 4 gol, e quindi purtroppo, anzi mi sa 5, adesso non mi ricordo bene. Quindi va bene, siamo 1-1 e vediamo il prossimo anno. Ho visto tanta partecipazione, parecchi giovani, parecchi sportivi e anche gente sugli spalti a vedere la partita. È una cosa che è veramente sentita qui a San Martino in Colle. La più grande soddisfazione è proprio questa, che ogni volta che si organizza una cosa del genere trovo sempre più partecipanti, sempre più gente che ci viene, gente che viene a vedere, partecipanti, atleti. E è una soddisfazione veramente grandissima, perché vince lo sport, vince il paese e quindi è veramente top. Sì, in effetti il calcio è un ottimo legaccio, possiamo dire, per raggruppare parecchi personaggi. E dico la verità, c'è molto affiatamento, perché nonostante che avete perso c'era
un bello sfottò tra d'amici. Pertanto non è che c'è quell'accanimento magari volgare. No, mai, mai. Questa cosa non deve mai succedere, anche perché, ripeto, la base è lo stare insieme e l'amicizia. E quindi c'è lo scherzo, c'è lo sfottò scherzoso. In premio non c'è niente, solo tanto impegno, tanta collaborazione e tanta passione. Federico, quest'anno ti è andata benissimo, sei riuscito a vincere la partita in qualche modo, due gol presi, Li ho presi da Fulvio, come ogni anno lui mi segna, però quest'anno avevamo una squadra più forte e siamo riusciti a riportare a casa il risultato. Fulvio è sempre un bel giocatore e bisogna dire che ha fatto anche due bei gol, è partito da solo, ha vinto poteva vincere la partita da solo, bisogna dirlo. Grazie mille Fede, no, in realtà quest'anno i complimenti vanno a te come portiere perché hai fatto grandi parate, hai salvato la tua squadra da un ipotetico pareggio e poi vabbè, sono stati bravi anche i tuoi attaccanti, quindi come squadra complimenti agli avversari. Io come al solito ci metto sempre tutto me stesso e provo a fare il meglio, quindi quest'anno due gol, però hai detto una cosa che, su cui non sono d'accordo, potevo vincere la partita da solo, no, le partite non si vincono da soli, si vince di squadra, quindi questa volta la squadra avversaria è stata più forte, e merito a voi. Prossimo anno sarà la bella e poi ci saranno altre edizioni per la rivincita, ecco, diciamo, quindi complimenti ancora, però vabbè, due gol te l'ho fatti. E anche due bei gol. Due bei gol, ci sta. Abbiamo visto una bella partecipazione, tanti ragazzi a giocare e anche parecchia gente sugli spalti, quindi perciò è una partita sentita. Allora, la partita sentita più che altro è stata una bella organizzazione che fa piacere per un paese come San Martino, per non farlo morire, diciamo che i giovani vengono a queste manifestazioni non solo per lo spirito sportivo è per fare gruppo, e questa è una cosa che io spero, che io cominci a essere un pochino più grande, ho visto un sacco di gente molto giovane, spero che continuino in questa manifestazione. Federico, ho visto che sulla tua squadra c'era addirittura un 56enne, ha vinto l'esperienza? L'esperienza ha fatto il suo lavoro, bisogna dirlo, è stato veramente bravo, come sempre, lo conoscono un pochino tutti, sul campo ancora, anche se non ha più quella forma fisica di 20 anni fa, ancora ha il suo tocco magico. E c'erano anche un altro signore che non so quanto, però anche... Quanti anni c'ha? Più o meno. Siamo lì. E è bello per questo. Quindi Flavio? Sì, l'età ha fatto sicuramente... Allora, poteva essere un fattore a sfavore, no? Perché sul campo grande la fatica si poteva far sentire. In realtà l'esperienza ha dato un plus alla loro squadra, perché hanno giocato proprio a due tocchi, hanno fatto girare la squadra, quindi complimenti a loro. Noi abbiamo peccato un po' sotto porta, grazie al portiere che ha fatto le parate, nel senso che non si è riusciti a finalizzare, abbiamo cincischiato, questa è stata la definizione di un mio compagno di squadra, abbiamo cincischiato davanti all'area, e però niente, sono veramente felice di vedere 56 anni e 18enni, 16enni che insieme hanno partecipato a questa bellissima manifestazione, e ho visto veramente tanta gente sugli spalti, cosa che non mi aspettavo in questo sabato pomeriggio, che potevano tranquillamente stare ovunque, al mare e a farsi una scampagnata. Quindi viva San Martino e viva lo sport, grazie. E il bello ora che si vacina tutti insieme. Esatto. Questa è